Abbiamo operato una scelta degli strumenti a disposizione, secondo quello che erano le nostre esigenze e soprattutto dopo un'analisi di contesto, e abbiamo scelto di concentrarci ovviamente, dopo aver operato un riassetto dell'organizzazione abbastanza radicale, sull'analisi delle competenze che abbiamo posto a base non solo del piano dei fabbisogni di personale, ma anche e soprattutto del piano formativo. E le due parole chiave per noi sono state riallocazione e formazione, e soltanto a seguito di questo abbiamo pianificato il fabbisogno di personale. E stiamo facendo un'analisi mirata su alcune direzioni che sono particolarmente strutturate come flusso di processo, che quindi hanno delle professionalità molto delineate e delle competenze, delle strutture dirigenziali molto definite. Da questo punto di vista stiamo mappando la rilevazione che riguarda direzioni che sono di circa 660 persone, utilizzando anche i risultati dell'analisi delle competenze che, come ho detto, le poniamo a base poi anche del piano dei fabbisogni. Il momento fortunato, tra virgolette, è l'entrata in vigore del nuovo contratto delle funzioni locali, che prevede la possibilità, attraverso una commissione paritetica, di ridefinire completamente l'ordinamento professionale delle regioni e degli enti locali. Ebbene, quale miglior momento di avere un risultato di analisi delle competenze e dei fabbisogni di personale per utilizzare al meglio il nuovo sistema di classificazione del personale? L'idea è quella di fare rete, non tanto essere benchmark o meno, ma di fare rete con le altre amministrazioni per costruire un'esperienza dall'alto, che poi possa aiutare chi governa a elaborare degli strumenti sempre migliori per migliorare le politiche del personale.